In realtà una variante che era stata già descritta in alcuni paesi del mondo e che per la prima volta è stata identificata in Italia. È il frutto di una collaborazione tra il Pascale e la Federico II, in particolare il gruppo del professore Portella. Noi stavamo cercando, abbiamo messo a punto un metodo rapido di sequenziamento del genoma virale proprio per individuare rapidamente nuove varianti e tra i casi che abbiamo in qualche modo selezionato abbiamo trovato questo caso peculiare che presentava una variante che non era stata mai prima descritta nel nostro paese. Sappiamo che ha delle analogie con la variante inglese, presenta alcune mutazioni che sono state trovate anche nella sudafricana, ma non possiamo dire a questo punto se abbia una maggiore contagiosità o porti qualche altro problema. Naturalmente è una variante che va monitorata, i casi vanno segnalati e vanno riportati. Noi l'abbiamo riportato alla variante segnalata alle autorità sanitarie, quindi entra nel database delle varianti che sono state individuate in Italia. Ma di fatto quello che si dovrà fare è continuare a sequenziare, monitorare le varianti, sappiamo che ne arriveranno altre e non è detto che vengano dall'estero come in questo caso, potranno anche nascere spontaneamente dai pazienti italiani. Dobbiamo entrare in un'ottica in cui questo virus che muta e come muta il virus noi dobbiamo aggiustare quelle che sono le nostre armi diagnostiche e terapeutiche. Beh, in realtà quello che noi abbiamo sviluppato con la Federico II è nell'ambito di una progettualità che è stata finanziata dalla Regione Campania, è quello praticamente di individuare eventuali casi peculiari, quindi soggetti che vengono dall'estero, situazioni anomale, per esempio di soggetti che hanno un'infezione che permane per lungo tempo, o piuttosto ancora delle sacche praticamente dove c'è una abnorme diffusione del contagio, andare in queste situazioni, sequenziare e cercare di capire se siamo di fronte a delle nuove varianti che quindi possono necessitare di interventi specifici dal punto di vista sanitario. Meno vacciniamo, più il virus si diffonde, più rimane la popolazione, più è probabile che si generino varianti. Quindi c'è la necessità di vaccinare subito tutti, e quando io tutti, non dico i cittadini della regione Campania o gli italiani o europei, tutti i cittadini del mondo, perché noi non ci possiamo permettere di lasciare delle sacche di virus in Sud America o piuttosto in Africa, dove magari poi si origineranno le nuove varianti che potrebbero essere più aggressive.